E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come avete visto, nuovo mese, nuova sigla che direi rimane assolutamente a tema con il video di ieri che spero abbiate visto tutti. Se non l'avete visto andatevelo a vedere perché due risate ve le potete fare. Ecco, io in questo periodo ho un problema veramente grave che è quello che il mio parrucchiere è chiuso da due mesi e ho una testa che in confronto Vitalik Buterin per l'appunto è insomma ordinato, ben tenuto, pettinato e ben curato. Comunque, al di là delle stupidaggini, come al solito oggi ci troviamo qua per il nostro terzo appuntamento settimanale in live per andare a dare un'occhiata a quello che succede al mercato. Quindi diamo un'occhiata a un po' di grafici, che oggi è una giornata bella bullish, bella carica, in particolare per Ethereum. Secondo me Vitalik sta ballando anche oggi. Non so se avete visto che abbiamo appena fatto un nuovo massimo storico rompendo i $2,000, quindi ha iniziato a far notizia. E anche Bitcoin invece si sta comportando bene, perché io oggi vi ho messo di sfondo il grafico di Ethereum, ma in realtà anche quello di Bitcoin non è assolutamente da meno. È lì che sta cozzando contro la nostra solita resistenza appena sotto i 60.000, ha fatto un bel equal high, quindi di fatto sta invertendo il bias anche sul breve a bullish. Sembra che si stia preparando per fare l'ultimo storno ritracciamento, si spera quantomeno l'ultima piccola leg down, che sarà proprio l'ottimale opportunità di long per andare ad anticipare, volendo, il breakout e i nuovi massimi che potrebbero seguire. Di questo ovviamente ne parliamo nell'ultima parte dedicata ai grafici. Io vi voglio carichi di domande come al solito, perché anche oggi insomma il grosso della voce è la vostra, il grosso della voce di questo live. Voi siete i protagonisti, lo dico sempre, sembra una frase fatta, però per me è davvero così. È un'occasione per scambiarci opinioni e per ascoltare quello che avete da dire. Allora, io partirei subito con un paio di notizie e curiosità, più che notizie, perché di notizie in questi giorni ce n'è una sola, ovvero una data per lo sbarco di Coinbase sul Nasdaq. Sapete che c'è tutto il discorso dell'IPO, che lo stanno organizzando da un sacco di tempo. Coinbase si listerà, si quoterà in borsa, in particolare nelle azioni Nasdaq, quindi nell'exchange Nasdaq. La data di quotazione sarà il prossimo 14 aprile e il simbolo sarà coin, quindi siamo tutti belli curiosi di vedere come verrà apprezzato dal mercato e quanta speculazione ci sarà su di esso, perché di fatto è il primo exchange di criptovalute che sbarca sul pubblico mercato, sbarca sul mercato azionario. Personalmente mi sono fatto l'idea che questo darà l'inizio a un trend, è già da un po' che lo penso e che lo condivido con voi. Penso che vedremo tutte le principali aziende nel settore cripto, almeno quelle americane, quelle che hanno un attimino un po' più di struttura dal punto di vista soprattutto della compliance. Molti exchange, molte piattaforme sono, diciamo, decentralizzate, per usare un termine un po' eufemistico, in giurisdizioni con meno regolamentazioni e meno normative, tipo paesi esotici o paesi offshore. Molte aziende invece sono americane e io penso, sono fermamente convinto, che queste aziende le vedremo quasi tutte quotate in borsa, non dico entro il 2021, ma tra il 2021 e il 2022. Saranno un po' gli anni dello sbarco in borsa delle aziende del settore cripto. Poi questo sarà bello perché permetterà anche agli investitori tradizionali, io li chiamo così, o chi vuole investire comunque sul mercato azionario, magari anche io per primo potrei essere interessato. Io mi immagino un ETF di tutte queste aziende del settore cripto per avere un'esposizione in esso, anche che non sia proprio esattamente verso Bitcoin, che sia verso proprio l'industria delle cripto, delle aziende che comunque fanno profitto, fanno utile a prescindere dal pump o dal dump di Bitcoin, ma dal fatto di avere una clientela, dal fatto di avere un modello di business. Insomma, è un investimento secondo me molto molto interessante. Non so poi cosa ne pensate voi. La seconda notizia, che in realtà, ripeto, è una curiosità più che una notizia, vi volevo mostrare un po' una panoramica del mondo NFT e gaming sulla Binance Smart Chain, perché di fatto anche BNB è stato protagonista di questi giorni. Se noi andiamo a vedere il grafico,
Noi vediamo, tra l'altro lo stavamo seguendo da tempo anche lui, se vi ricordate, stavamo seguendo il range, insomma, poi del grafico magari ne parliamo dopo, però sostanzialmente abbiamo avuto un bel breakout da questo range, una mossa molto forte, molto bella per BNB, e quindi molti si sono chiesti, oh, ma cosa succede, come mai, dove andiamo, cosa fa BNB, e di fatto si sta espandendo molto anche il settore NFT su BNB. Io ogni tanto vado a dare un occhio anche a DeFi Station per vedere l'andamento del valore locato sulla DeFi, sulla BSC, quindi i volumi gestiti dalle applicazioni DeFi sulla Binance Smart Chain, e caspita, è pazzesco l'andamento. Siamo già a 21 miliardi, è un uptrend pressoché continuativo, c'è stato un raddoppio nel giro di un mese, e se andiamo a prendere lo storico degli ultimi tre mesi, praticamente tre mesi fa non esisteva neanche la DeFi su BSC. È iniziato questo trend a febbraio, a occhio e croce, e è stato veramente esponenziale, pazzesco tutto questo, soprattutto se lo confrontiamo sempre con Ethereum, che è un pelino più stagnante sui suoi 45 miliardi, è sempre la chain dominante, però deve fare attenzione, deve darsi una sbrigatina, perché altrimenti il nostro CZ arriva e si va a insidiare. No, scherzi a parte, io sono un utilizzatore di entrambe e un supporter di entrambe, non solo loro, sapete che ultimamente mi sta piacendo abbastanza Solana, tant'è che vi sto preparando un video, perché in tanti me l'avete chiesto, se volete confermarmelo anche oggi sappiate che comunque io vi sto preparando un po' appunto sulle principali piattaforme DeFi su Solana, che secondo me è una realtà che vale la pena conoscere, non per investire in Solana ovviamente, io personalmente non possiedo token Sol né simili, li sto seguendo con interesse, però sapete che io sono molto selettivo sulle altcoin, però per utilizzarlo, caspita, è molto molto interessante. Detto questo, basta, ho terminato e passo la parola subito a voi. Io altro da dire non ne ho. Non è vero, scusate, io vi ho detto gli NFT su Binance Smart Chain, ma poi non vi ho detto che cosa c'è, vedete? È venerdì, ragazzi, comprendetemi. Allora, i progetti NFT su Binance Smart Chain sono, beh, il più conosciuto è My Neighbor Alice, che ha avuto la IO su Binance stesso, e so che molti di voi lo conoscono, è una sorta di, anche lì ci sono i collezionabili, c'è qualche nozione di DeFi, è simile a The Sandbox per alcune cose, è un po' appunto il mondo del gaming applicato alla BSC, quindi è quello che secondo me ha maggior potenziale. Poi abbiamo alcune cose nel mondo NFT DeFi, quindi la collateralizzazione di NFT per andare a prendere prestiti, erogare prestiti, la possibilità di dare liquidità e ottenere, farmare NFT come NFT Art Finance e SRN Art Gallery. Sono nuovi, molto nuovi, poco conosciuti, ma potenzialmente interessanti. Io vi dico la verità, ci ho dato un'occhiata veramente panoramica, ma ve li volevo presentare. L'Impo invece è un po' più di vecchia data, che si rivolge di più al mondo dello sport. E poi gli altri in realtà sono, non li ho mai sentiti nominare, ci avevo dato un occhio, ma mi sembrano cose simili a, come si chiama, a OpenSea, questi due sono dei simili OpenSea, dei simili Super Rare, e piattaforme insomma analoghe a quelle che esistono su Ethereum, spostate, mirrorate su Binance Smart Chain. Questo giusto per darvi una panoramica del fatto che anche il mondo degli NFT appunto sta crescendo anque sulla BSC. Adesso basta. Basta davvero, do la parola a voi e iniziamo a rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi. Allora, devo saltare la prima parte come al solito, perché ci sono tutti i vostri ingressi nella chat, me li logga tutti. Eccoci qua. Allora, questi intro musicali gasano tutti ai massimi, ci mancherebbe altro. Anche se non ti sto scrivendo molto ultimamente, volevo comunque farti un in bocca al lupo per quello che fai per tutti. Ormai ti seguo dall'inizio, un po' ovunque quando posso, e saremmo curiosi di sapere anche i tuoi progetti futuri. Alla prossima. Ti ringrazio, guardi, io mi ricordo di te, ovviamente so che ogni tanto compari e scrivi qualcosa, sei sempre il benvenuto come tutti voi, ovviamente. Io
breve farò un aggiornamento anche proprio sui miei progetti futuri, perché ultimamente mi sono un attimino eclissato, sono sparito un po' da Discord, ma proprio perché insomma sto centellinando il tempo tra varie cose, ma ne saprete di più molto presto. E no, non vi inizio a vendere corsi, sappiatelo, non succederà quello. No, allora, scherzi a parte, andiamo avanti. Giornata gasata ai massimi su Ethereum, dareste un'occhiata al grafico Ethereum Euro, è in price discovery. Bravo, dici bene. Diamo un'occhiata a Ethereum dollaro, dai, facciamo così. Dunque, perché dopo diamo un'occhiata a Ethereum Bitcoin, adesso diamo un'occhiata a Ethereum dollaro, visto che ha fatto nuovi massimi e ha superato i 2000. Spero che tu non te la prenda se non guardo Ethereum euro, ma Ethereum dollaro ha più volumi, più liquidità, un grafico un po' più organico, quindi tendo di solito a esaminare questo quando lo vado a vedere in fiat. E comunque, insomma, non c'è differenza, dovrebbe essere pressoché identico l'andamento con l'euro. In ogni caso, guarda, è molto regolare questo grafico, perché abbiamo avuto, vabbè, a parte questo trend decisamente parabolico che è iniziato in pari col trend di Bitcoin, perché di fatto si sono mossi in parallelo, abbiamo avuto quest'area di congestione per un attimino tra i 1050 e i 1400 all'incirca a fine gennaio, poi abbiamo avuto un breakout da quest'area. Poi vedete si era formato qua il livello di supporto, lo abbiamo ritestato con tanto di sweep di liquidità, via, tac tac, prendiamoci un po' di liquidità, retest, è ripartito, vedete la domanda ha ripreso in mano la situazione, equal high, ottimo, poi altro storno, higher low, molto bene anche qui, e poi babam, attacco di nuovo alla resistenza e breakout. Al momento quindi si può andare a pianificare tranquillamente un setup long, perché di fatto è in price discovery anche se ci è appena arrivato, quindi non è che bisogna già cantare vittoria o dire chissà che cosa, è ancora in tempo per fare un falso breakout da manuale, attenzione che a volte le fa ste cose, però qualora dovesse chiudere un po' come Dio comanda, quindi ad esempio qua, allora noi avremmo innanzitutto, facciamo un bel disegno, allora questa area qui, tac, di supporto 1, e poi la potremmo anche estendere, stavo pensando, fino a qua, fino anche a qua vi dirò, tac. Quindi volendo tutta questa è una possibile entry area, ovviamente il fin dove si andrà ad estendere il ritracciamento a patto che ci sia, perché nessuno ci dice che adesso va a fare un'altra botta in su verticale, però per chi vuole appunto cercare un eventuale entry su ritracciamento su quest'area di domanda, abbiamo questa zona data dal pool di domanda sopra la resistenza stessa, vecchio all time high in chiusura. Poi abbiamo la zona appena sottostante, perché vedete qui abbiamo di fatto un'area di supporto. Andiamo a rimettere anche il volume profile, anche se qua non dice pressoché nulla perché abbiamo tutti i volumi in basso. Proviamo a fare un giochino, andiamo a escludere, scusate, andiamo a tirare via tutta quella parte, eccoci, e vediamo come si ricalibra. Allora no, abbiamo di nuovo un pool di volume qua e un pool di volume qua, eccolo, infatti me lo aspettavo a 1008, esattamente dove abbiamo messo, vedete, questo quest'altro supporto, perché di fatto questa è una zona, tac, di accumulazione, ok? Abbiamo avuto un po' di lateralità, un po' di distribuzione, un ultimo ritracciamento e via. Quindi qualora dovesse essere confermato il breakout, quella lì diventa di fatto una zona accumulativa e pertanto ci può stare estendere l'entry fin lì, a mio parere. Stop loss qua sotto, per un trade ovviamente speculativo, io do sempre per scontato che quando parlo di questi entry, stop loss, eccetera, eccetera, sto mostrando un setup e quindi sto parlando di speculazione e non di investimento. C'è sempre questo bivio, ecco, perché investimento è una cosa, c'è un tipo di approccio, DCA, PAC, mediare il prezzo a ribasso e così via, allocare il portafoglio, ribilanciamento, tutti questi termini. Trading invece ha tutti altri termini, setup, stop loss, take profit, insomma andare a vedere i pool di domande e di offerta, supporti e resistenze, tutte cose che invece un investitore dovrebbe mettere assolutamente in secondo piano. Spero di averti risposto, procedo a leggere le altre vostre domande. Allora, ciao Luca, come va? Hai visto Safe Moon? Cosa ne pensi? Buona Pasqua. Oddio, no, purtroppo no, mi cogli impreparato. Safe Moon, tra l'altro non è la prima volta che lo sento nominare. Compiti a casa, biro, taccuino e io mi segno tutto quello che mi dite. Safe Moon,
Questo è il mio nuovo, è il nuovo, la nuova feature dei nostri live, i compiti a casa. Cioè, quando mi chiedete qualcosa che la reputo interessante e non la conosco, me la segno e me la studio, la prossima volta ne parliamo. Allora, Luca Evangelist di Cardano, sì, mi avete beccato, eh. Io spero che nessuno di voi, cioè, abbia creduto neanche per un secondo che io lo abbia fatto davvero, cioè, davvero, io me lo auguro. E allora, ciao Luca, chiedo ancora info sul cash and carry Binance. Il prezzo di liquidazione del future è quello di riferimento o l'indice? L'indice, cioè il mark price. In aggiunta, per operare in leva con i futures devo aprire la corrispondente posizione long sullo spot, ma se ho 1000 euro devo utilizzare per forza il margin. Secondo te ne vale la pena? Sei bravo sulla price action, la studio anch'io da 4 anni e ti faccio i miei complimenti. Ti ringrazio. Allora, il cash and carry, i future a scadenza, così come il perpetual e tutti, se non erro, anzi sono sicuro perché una volta l'ho testato, il liquidation engine, quindi il prezzo di liquidazione, si basa sul mark price, anche perché se si basasse sul last price del future, sai quante ne vedremmo di liquidazioni con le manipolazioni che ci sono. Poi, per operare in leva con i futures, devo aprire la corrispondente posizione long sullo spot. Guarda, io personalmente mi comporto così per il cash and carry. Acquisto spot il sottostante, tipo Bitcoin, ok? Lo sposto sul wallet futures CoinM, quindi ad esempio in questo caso sul CoinM del future di Bitcoin, a scadenza, insomma, un po' come si vuole, in base alla strategia che si vuole adottare, shorto, magari anche, oddio, in leva di solito no, perché mantengo un equilibrio, mi mantengo delta neutral. Se lo faccio in leva, ho svincolo del collaterale, quindi metto metà collaterale, faccio leva per due, alla fine sono sempre neutrale, altrimenti va a finire che sarei net short, no? Quindi assolutamente no, bisogna essere neutrali e... però appunto serve il collaterale vincolato come margine chiaramente nella posizione futures. A tal proposito vi volevo mostrare una cosa interessante che stavo guardando stamattina, non mi ricordo più come si chiama il sito, però allora aspettate un attimo, no, non ce l'ho qui purtroppo. Eccolo, l'ho trovato, scusate, tac, eccolo qua. Allora, che mi è stato mostrato da un amico che ringrazio, tra l'altro non lo conoscevo. Su questo sito voi potete vedere i premium dei future a diversa scadenza, ok? Quindi andare a vedere, ad esempio, questo mi dice che a dicembre, il future di dicembre su Bitcoin, su FTX, è scambiato a un premium del 21,6%. Quindi vuol dire che un cash and carry mi frutta il 21,6% da qui a dicembre, cioè neanche annualizzato. Stiamo parlando di aprile, 1, 2, 3, 4, quindi 8 mesi. In 8 mesi il 21,6%, non è malaccio, eh? E lo stesso vale, vedete, per le altre scadenze, mi mostra un po' tutti i future che sono quotati su Bitcoin e il loro premium. Qua posso anche avere quello annualizzato, ma attenzione che è un calcolo stimato, quindi può trarre in inganno. Forse è meglio guardare i premium nella pagina appunto premium. FTX è quello attualmente che presenta le occasioni più interessanti, perché abbiamo un 21,6 sul future di dicembre, che tra l'altro è molto liquido, ha degli ottimi volumi, ha poco spread, quindi non c'è niente sotto, ecco, e questo è il discorso. Carino questo sito, ve lo raccomando, e ringrazio chi me l'ha segnalato. Allora, torno subito da voi. Allora, ciao Luke, domanda, holdare Theta, che ne pensi? Ma guarda, penso che in sostanza dipenda un po' da te, cioè se ti piace il progetto, se lo vedi come un investimento a lungo termine, allora holdalo, non c'è assolutamente nulla di male. E se vuoi sapere che cosa ne penso io, penso che sia un progetto interessante, non ho mai approfondito da quel punto di vista lì, quindi dell'economia del token e quant'altro, perché non ho mai pensato di holdarlo, in quanto insomma le altcoin io sono molto limitato, però cioè anche se l'avessi studiato io non me la sentirei mai di dire va holdato, non va holdato, perché sono sempre tutte cose personali. Cioè io posso dire una cosa che è oggettiva, come che non ha senso investire in Dogecoin, che non ha senso investire in Bitcoin Cash, perché non sono privi di fondamentali, mentre
Una coin come Theta, come tante altre, VeChain, insomma ce ne sono veramente tante di altcoin che hanno dietro un progetto interessante e potenzialmente potrebbe valer la pena investire in esso. Dipende tutto poi personalmente da cosa si pensa, che opinione ci sia fatto, che portafoglio si ha, insomma bisogna soppesare un po' tante tante cose. Cosa ne pensi di DOT? Solo cose belle di DOT, assolutamente positivo. To the moon, Cardano non balla nessuno, parla di Cardano, parliamo di Cardano allora, che in realtà non sta andando male anche lui, Cardano Bitcoin, cioè neanche benissimo a dire il vero, però lui ha fatto questa punta qua, papam, a ribasso, con una bella botta di domande, era andato ad attaccare il pool di offerta sopra i 2290, vedete quest'ultima area qua, che se la rompesse sarebbe molto molto bene, ok? Il problema qual è? Se va a fare un equal low, se ritorna qua da queste parti, allora malissimo, male malissimo. E al momento purtroppo non sembra molto carico a fare il andare a prendere l'high, sembra aver voglia di aver più voglia di andare a prendere il low, quindi veramente bisogna fare attenzione in questo momento. Io personalmente ci starei alla larga perché è spiaccicato su quest'area che è un po' la, come si chiama, la base di questo triangolo discendente. Se dovesse venir violata a ribasso, insomma, non benissimo, ecco. Poi Cosa abbiamo? Bitcoin euro, siamo già da un po' in all time high, ma dai, davvero, ma com'è possibile? Allora, vediamo, dovrei avercelo qua. È vero, incredibile. Su Coinbase, Bitcoin euro è in all time high. Guarda che curiosa sta cosa, non so come mai. Mentre Bitcoin dollaro no, quasi. Si vede che questo spike qua è stato meno marcato sul grafico in euro. Come vedete non abbiamo quella punta lì. Bello, curiosa sta cosa. E beh, vorrà dire che ci toccherà farlo mo sto all time high. Tra l'altro non so se avete notato, ma anche la market cap totale è in all time high. Questa è una cosa molto figa secondo me. Perché la market cap totale molto spesso, come dire, dà un quadro complessivo della situazione e molto spesso è più veritiera del grafico di Bitcoin. E se così fosse, il fatto di essere appunto in all time high, se ovviamente lo confermiamo e tutto quanto, di sicuro potrebbe sancire un inizio di un altro ciclo rialzista per tutto il mercato cripto. Ecco, dopo questa fase laterale che è durata tutto sommato un paio di mesi. Che di fatto non è neanche poco, dai, non è di certo un ritracciamento di quelli ampi, perché non lo è stato, penso che ce ne siamo accorti tutti, sarebbe bello se fosse tutto qua, un ritracciamento ampio, ma una pausa tra due fasi rialziste potrebbe tranquillamente esserla. Benissimo, poi procediamo. Ho avuto la fortuna di comprare Ether quanto costava $80 e l'ho rivenduto quando ha raggiunto i 1600. Ho investito €800 e ho guadagnato 1600. Che ne pensi? Non mi tornano i conti. Allora forse intendevi quando costava 800, perché se hai fatto per 2 dovresti aver fatto per 20 da 80 a 1600. Non mi tornano i conti, se la matematica non è un'opinione. Cosa ne pensi di DOT? Ne penso solo cose belle, solo cose belle. E tra l'altro secondo me a fine anno ne sentiremo parlare parecchio. Ciao Luca, come stai? Pensi che Cardano sia un Ponzi? Assolutamente no, non fraintendetemi, io non... ormai il discorso di Cardano ci sto evidentemente scherzando sopra, cioè sto esagerando volutamente la cosa, ma a scopo proprio di ironia, autoironia anche, perché io sì, o qualcuno mi dice hai perso il treno, perché non ci ho mai investito, ma non me ne vergogno a dirlo, sapeste quanti treni ho perso. E però no, la mia opinione reale di Cardano non è che sia uno schifo, è semplicemente che sia sopravvalutato. Ormai ve l'ho ripetuto tante volte, cioè una coin allo stadio dello sviluppo al quale è Cardano, in top 3, è arrivata addirittura in top 3, non lo so, non mi sembra corretto, tutto lì è un'opinione personale poi, non voglio imporla a nessuno, io anzi spero che poi, spero di sbagliarmi, io spero che vada to the moon, che vada al pari di Ethereum, che porti concorrenza, perché tutto ciò che porta comunque concorrenza e quindi sviluppo all'intero ecosistema cripto a me fa assolutamente piacere. Io se c'è una cosa che non faccio e non farò mai è parteggiare per una coin o per l'altra, cioè io dico quello che penso e poi ogni tanto ovviamente ironizzo, ma prendetela sul ridere, cioè non prendete sul serio certe cose.
Cosa ne pensi di Chere Network? Non lo conosco affatto. Secondo me, in attesa di Ethereum 2.0, visto che l'EIP 1559 risolverà poco, prenderanno ancora più piede blockchain alternative, soprattutto per la DeFi. Guarda, è vero, ma io spero molto nei layer 2, perché presto, anche adesso, quando ci sarà un po' più di sviluppo sui layer 2, le ZK Rollups, Optimistic soprattutto, io mi aspetto che molti exchange le integreranno, quindi magari si farà meno fatica anche nel trasferire Ethereum dagli exchange. Le applicazioni DeFi tenderanno a migrare, mi auguro, dopo un po' di tempo sui layer 2. Quindi io penso di più a quello che all'EIP 1559. L'EIP di per sé non è tanto finalizzato a ridurre le gas fee, anche se un po' le ridurrà, ma a rendere più scarso Ethereum, ok? Quindi a portare il burn di alcuni Ether, perché le fee che verranno pagate in parte verranno distrutti gli Ether pagati, quindi c'è una riduzione della supply. Questo, caspita, da holder di Ethereum non può che farmi piacere. Poi c'era un'altra parte della domanda: vedo molto bene Phantom e Solana, sono molto d'accordo con te. E che sono molto più decentralizzate della BSC e hanno delle fee praticamente inesistenti. Cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo. Poi Phantom è molto usata, vedo che la community DeFi ci sta puntando, di Ethereum tra l'altro, che tipo Curve, tipo i progetti di Andre Cronje stanno puntando gli occhi molto su Phantom. E stanno nascendo diversi progetti cross-chain. Servirà davvero Polkadot? Lo swap multi-chain XYZ è spettacolare, è vero, è spettacolare, però ha ancora un po' poca liquidità, purtroppo, e è ancora in via di sviluppo. Però io ti dico, Polkadot porterà, secondo me, un ecosistema in più, cioè io non lo vedo come un qualcosa che arriva e porta via liquidità, io lo vedo come un qualcosa che arriva e porta altro, cioè io immagino che dovrà avere qualcosa per differenziarsi, che vada oltre il semplice cross-chain, basse fee, velocità e così via, perché ormai quella è minestra già riscaldata, sono cose già sentite, quindi Polkadot come Kusama hanno la loro community, hanno i loro sviluppi, hanno la loro, come dire, le loro dApp, e io credo che arriveranno, si affiancheranno a Ethereum, Solana, BSC, Phantom, eccetera, e, come dire, porteranno avanti lo sviluppo della DeFi. Alla fine anche la BSC non è che ha portato via liquidità Ethereum, magari sì, ha decelerato la crescita di Ethereum, però ha portato nuova liquidità al mondo DeFi, quindi secondo me sono tutte cose positive, ecco, io la vedo un po' così. Luca, quando un NFT delle tue slide brandizzate? No, di NFT non ne volevo fare, dai, non volevo fare il cavalcatore di questi trend che non lo so, non riesco ancora a capire bene come, non lo so, come inquadrarli. Dunque, cosa ne pensi di Alice? È il momento di comprare? Allora, possiamo andare a vedere il grafico e andare a fare due osservazioni, anche se è molto difficile fare delle osservazioni su un grafico del genere, no? Allora, possiamo identificare sul daily un solo livello chiave che è 30.000, sì, stavo a vedere se era 30 o 300, e poi possiamo andare al limite sulle 4 ore per vedere un po' che ci combina. Di fatto, dunque, noi dovremmo cercare una cosa di questo tipo. Se dovesse andare a fare così, potrebbe essere interessante l'entry con uno stop loss sotto i minimi. Ti dico, stavo riflettendo se potrebbe già valer la pena valutare un entry, ma sinceramente non lo so, non mi convince al 100%, perché insomma, non è che c'è tutta sta domanda tale da giustificare, cioè è difficile pensare, non si riesce ancora a capire se questo è un bottom locale oppure no. Bisognerebbe, non lo so, riprendere qua, ridirigersi verso, appunto, fare un equal high di nuovo e poi diventa una sorta di tazza, no? Una sorta di cup and handle. Allora lì potrebbe essere un pattern in fase terminale di bottom, di continuazione rialzista. Per anticiparlo, sì, entrare sul bottom dell'handle è sempre il massimo, però bisogna anche capire dov'è. Quindi si può fare l'azzardo di piazzare l'ingresso con eventualmente lo stop loss sotto i minimi qua.
Però, ripeto, è un grosso azzardo, è un'anticipazione abbastanza forte, non lo so, altrimenti attendere il breakout dello stesso. Personalmente io sto fermo perché è un grafico ancora troppo nuovo per i miei gusti che ormai spero conosciate. Torno su BTC e torno da voi. Allora. Dunque. Ciao, mi hanno offerto azioni Kraken in pre-IPO. Conosci la quotazione al mercato grigio? Pensi sia una truffa? Oddio, io so che le pre-IPO di Kraken qualcuno le sta facendo, però solo investitori accreditati. Quindi io fossi in te starei molto molto attento a... non so... Mi sento un po' puzza di scam, sinceramente, sento abbastanza puzza di scam. Io rimarrei sull'attenti, ecco, non lo so. Vedi tu. Più no che sì. Poi, hai visto Alfa Omora BSC che su alcune coppie se alzi per 2 o per 3 il farming APY va in negativo? Ma lo sai perché? Adesso ti faccio vedere. Allora, BSC... Ah, eccolo qua, Omora BSC, ce l'ho qua. Allora, vediamo se me lo carica. Innanzitutto mi fa connettere al wallet, ciao, chiuditi, vediamo se mi carica lo stesso i pool. Però in sostanza ti anticipo già il motivo che su Alfa Omora, spero che tu sappia come funziona se l'hai usato perché è molto pericoloso, tu prendi un prestito, tu vai a fare farming in leva, ovvero tu vai a prendere un prestito di liquidità per metterla nei pool e farmare, quindi l'APY va in negativo se il costo del prestito supera il guadagno del farming. Ok? Più alzi la leva, più paghi di prestito perché ti indebiti di più e pertanto l'APY scende. Però qua secondo me non ha tanta voglia di collaborare. Mi piaceva farvelo vedere in maniera un po' più dettagliata, ma dai Alfa, facciamocela. Allora proviamo a collegare il wallet, mi sa che non c'è altra scelta. Ok, connetti, MetaMask, abbiate pazienza, però ci tenevo. Allora, devo switchare sulla BSC. Ci tenevo a farvelo vedere perché penso che sia una cosa utile. Allora, ho switchato sulla BSC, dai. Fai il bravo su Alfa, perché mi rovini il live? Niente, non... No. Oh, bravo, collabora. Allora, se qualcuno si chiede da cosa derivano questi APY folli, follemente alti, la risposta è proprio quella. Come vedete, abbiamo una leva che può arrivare fino a 3x addirittura, quando c'è di mezzo una stablecoin nelle due, e questa leva in sostanza significa che io vado a prendere un prestito direttamente da Alfa, perché Alfa ha il suo earn, come vedete, che potete utilizzare anche voi, tra l'altro. Questa secondo me è una delle funzioni migliori di Alfa, perché è quella a minor rischio e a rendimento direi piuttosto buono. Guardate, 70.3% su BNB, banalmente mettendo in lending BNB, è tutto lì, basta, né più né meno. Quindi insomma, io direi che è un buon rischio rendimento su BNB. Non so se ci sono prodotti migliori al momento. E poi in sostanza dall'altra parte chi c'è? Chi farma in leva utilizza la liquidità messa a disposizione da chi mette in lending appunto i BNB. E fondamentalmente cosa si fa? Prendiamo ad esempio BNB Cake, clicchiamo su farm per vedere cosa vogliamo fare. Allora, in sostanza, se io metto 10, no, non me lo fa fare perché non ho niente in tasca, secondo me 1.17 è il massimo che mi posso permettere. E allora, no, però qui non ho abbastanza leva, vabbè, mi spiace, dobbiamo fare uno sforzo di fantasia. Però immaginatevi questo: allora io vado a mettere in liquidità dei BNB e dei Cake che possiedo, e fin lì è il normale yield farming su Pancake. La differenza è che io posso andare a utilizzare una leva fino a 2.5x, quindi oltre a quelli che metto io in liquidità, ne prendo in prestito degli altri e mi vengono conteggiati qua, vedete? Questo meno 140% è il borrowing interest APY, quindi io per prendere in prestito l'ammontare che ho richiesto pagherei questa percentuale annualizzata. Dall'altra parte ci sono i guadagni, 217% di yield farming perché
io sto partendo dall'86,9 e lo moltiplico per 2,5 che è la leva. Quindi se io ho 100, sto prendendo in prestito altri 150, leva totale 2,5, per capirci, no? Quindi aumenta il guadagno di 2,5, di un fattore 2,5, aumenta il guadagno anche sulle trading fee di un fattore 2,5. C'è un reward in alfa, perché alfa, se lo usiamo, fa liquidity mining, ci regala gli alfa. E abbiamo i cake che andiamo a farmare in più, perché questo pool è anche sponsorizzato da PancakeSwap, e poi però andiamo a pagare l'interesse sul prestito. L'APY complessiva è del 136% adesso. Per chi stesse già cliccando vai perché non vede l'ora di farlo, fate attenzione, perché ci sono due rischi molto importanti che vanno capiti prima di fare queste cose, perché già il yield farming è da capire, quello in leva non parliamone. Il primo rischio è il rischio liquidazione, ovvero se io il prestito che vado a contrarre, io lo vado a contrarre in BNB, vedete? Total debt, in questo caso 1,77 BNB, è il mio debito che vado a contrarre in leva 2,5 in questo esempio che abbiamo fatto. Però io vado a prendere prestito BNB, ricordate prima cosa abbiamo detto su Learn on BNB? In sostanza io vado a depositare BNB in quel pool lì per darli in prestito. Dall'altra parte chi fa farming in leva prende in prestito i BNB. Quindi se BNB pompa tanto, questo debito che io ho contratto aumenta di valore, e quindi se BNB pompa il rischio aumenta. Attenzione, è controintuitiva come cosa, uno si aspetta se BNB dumpa rischio la liquidazione, invece no, è l'esatto opposto, perché io sto prendendo in prestito BNB, seguitemi che è importante, e quindi sto incrementando il mio debito se BNB aumenta di valore, ok? E se questo debito diventa un tot della percentuale del mio collaterale, vengo liquidato. Ci sono tutte le statistiche poi sulla documentazione. Questo è il primo rischio. Il secondo rischio è che gli APY cambiano. Quindi non pensate che questo 136% sia per sempre. È oggi, è adesso. Magari tra un po' lo yield farm APY si abbassa molto, o il borrowing interest APY si alza, e va a finire che posso arrivare anche in negativo, ok? Qualcuno prima ci ha segnalato, chi ha chiesto di Alpha More, ha detto ci sono gli APY negativi se alzi la leva. Attenzione, perché potrebbe succedere. Quindi mi raccomando, non buttatevi a pesce, perché è uno strumento che permette ottimi rendimenti, però può fare anche dei danni atroci. Mi raccomando, fatelo con cautela, usatelo con cautela. Per minimizzare il rischio, piuttosto usate Learn on BNB, mettete in lending i BNB e non ci sono particolari pensieri, e vi intascate un 70% di APY per il momento. Ma secondo me, visto l'utilizzo di Alpha, non so quanto potrebbe decrementare. Basta, chiusa la parentesi noiosa. Vi avrò fatti scappare tutti, spero che mi abbiate capito, insomma. Allora. Solo tu sei spettinato, io sembro un lottatore di sumo. Se guardi, io stavo pensando di prendere la macchinetta e rasarmi a zero, perché è veramente una testa del genere. Che ne pensi di Polkamon? È interessante, sai, ci volevo buttare un occhio. Me l'ero già segnato nelle cose da approfondire. Ciao Luca, da poco seguo le tue dirette e i tuoi video, mi aiutano tantissimo a capire e approfondire il mondo cripto, in cui sono da poco paracadutato. Benvenuto allora! Vorrei avere una tua opinione sul nuovo progetto Binance Launchpad, ovvero Toco Crypto. Secondo te vale la pena? Che ne pensi? Grazie mille. Guarda, anche quello me lo devo guardare meglio, perché l'ho visto anch'io. E io provo a partecipare alla cieca ai Launchpad, vi dico questo mio piccolo segreto, perché visto che ho i BNB, insomma, io mi ci butto sempre, poi di solito dumpo al giorno 1, vi dico anche questo piccolo segreto, veramente da super gambler, però storicamente ha funzionato quello, poi io non ho intenzione di holdare quei token. Però al di là di tutto, una ricerchina su quel progetto vi prometto che ve la porto, magari ve la condivido su Telegram, così da essere un po' più sul pezzo, anche senza dover aspettare un live, anche perché lunedì prossimo è festivo, amici miei, quindi ho paura che vi dovrò tradire, vi dovrò lasciare senza live, perché insomma cercherò di avvicinarmi a qualche persona cara che almeno è qua vicino a me nella mia stessa città, visto che già siamo reclusi, e almeno ne approfitto per vederci ogni tanto, insomma. E quindi purtroppo mi sa che non arriverà il live, vediamo, però non vi assicuro niente. Puoi dare un'occhiata a Crow? Assolutamente sì.
andiamo a dare un'occhiata a CRO USDT. Allora, CRO USDT, guardatelo, è interessante, eh? Vi ricordate lo scenario che stiamo seguendo, che me lo cancella ogni volta, mannaggia lui, questo grafico, se non clicco salva ogni due minuti mi sega tutto. Allora, vedete, triangolo ascendente potenziale, quindi attenzione perché, vabbè, avevamo già detto che potevamo usare l'approccio di anticipazione, quindi long, con stop loss qua sotto e così via, e adesso volendo si può reiterare, anche se insomma, essendo già a metà, non sono proprio un fan di queste cose, forse a sto punto preferirei quasi aspettare il break, però altrimenti si può reiterare, dicevo, con lo stop loss ad esempio qua sotto, perché di fatto se andiamo a perdere questa trend line perdiamo lo scenario di triangolo e andiamo a finire che dobbiamo un po' andare a cercare il low, e se facciamo un lower low non perdiamo un po' la struttura, ecco. Però se invece continuiamo su questa onda, direi che il breakout è ancora possibile, visti i buoni fondamentali dell'ultimo periodo, visto un po' quello che sta succedendo anche su Bitcoin, che sembra bello carico, e visto il trend rialzista comunque che il grafico sta mostrando, ecco. Quindi è un grafico positivo. Ciao Luke, come va? Bene, grazie. Avrei degli Ether che non so come utilizzare. Sono indeciso tra un bel long su ETH/BTC oppure metterle in staking sulla pool di Curve ETH SET su Curve. Ha senso quella pool secondo te? Considera che è costosino Curve, eh? Perché su Phantom mi sa che quelle coppie lì non ci sono. Curve è costosino su Ethereum, quindi non lo so, valuta. Dunque, che rendimento ha? Perché altrimenti di altre possibilità di rendita su Ethereum c'era Autofarm, se c'è ancora, fammi controllare, ETH 21%, dai, schifissimo non fa, altrimenti sullo stesso Binance mi pareva che dovremmo avere, dunque, fammi controllare, Binance Earn, nel nostro Liquid Swap, andiamo a vedere, c'era ETH BETH, che in sostanza ha un bel 12 più 7, più o meno un 20% di annualizzato, siamo lì, eh. EtherBeth non ha, come si chiama, impermanent loss, su Autofarm anche lì non c'è l'impermanent loss, di altre possibilità sto pensando, dunque non mi viene in mente niente, non saprei, su Pancake c'è ancora il pool, fammi vedere, il pool EtherBeth, perché questa domanda salta sempre fuori, no? Però visto che le cose cambiano abbastanza frequentemente, gli APY soprattutto, ogni volta c'è da andarlo a rivedere. EtherBeth 14%, sì, ciao, 8,9%, quindi non è più tanto interessante. Quindi ti direi un po' queste due cose, perché poi su Ethereum tu dicevi Curve, sì, cioè bello Curve, però ti costa una bella sassata la transazione, c'è un po' quel problemino lì. Allora, ciao Luke, buonasera, grazie per aver portato sul canale Federico, una piacevole scoperta. Ragazzi, è un piacere mio, lo sapete che a me piace confrontarmi, mi piace farvi scoprire nuove persone da seguire, perché io promuovo sempre il fatto che bisogna sentire diverse opinioni, diversi punti di vista, mediarli un po' con la propria testa e poi farsene uno proprio. Mai seguire e ascoltare solo una persona, mi raccomando, è importante. Dunque, dove siamo finiti? 45 minuti, tra l'altro, è quasi ora dei grafici. Ogni volta che ti seguo mi si apre un mondo, grazie mille, ma è un piacere davvero. Ho una domanda, hai mai sentito parlare di BTA, Bitcoin Asset? E se sì, cosa ne pensi? Se no ci dai un'occhiata. Allora, non ne ho mai sentito parlare, ma sai che mi si è accesa la campanellina scam, perché quando io vedo qualcosa che ha all'interno il nome Bitcoin, già non mi piace. Bitcoin Asset, hai detto? Eccolo qua, BTA. Guarda, io ti confermerei che è uno scam, quasi, eh? Website, vediamo. Ah no, su Binance Smart Chain addirittura, eh? Che cos'è? Che cos'è sta cosa? Che cos'è? Allora, non lo so, guarda, io te la butto lì.
di primo acchito, proprio perché usa il nome Bitcoin, mi fa rizzare il naso. Però non voglio dire che è uno scam, che magari non lo è, non te lo so dire. Approfondisco e ne riparliamo. Se qualcuno di voi amici, come al solito, lo conosce, condividete la vostra opinione e aiutateci a stare sul pezzo, ecco, perché così integriamo tutte le vostre conoscenze e opinioni. ACS Farm, cioè Bethel al 32% si appoggia su Venus. ACS Farm, che è un altro, come dire, un altro compositore di yield farming su BSC. Che pareri hai su One Inch? Positivi. Non so come sta andando il token, ma la piattaforma a me piace parecchio. Il token non benissimo, a dire la verità, perché è qua che è sotto all'ultima resistenza, sta un po' facendo una triangolazione così, è un po' privo di energie, dovrebbe spingere almeno qua su per convincermi un po' di più, sopra i 10.000 sat, però bel progetto assolutamente, molto, sia su BSC anche lui che su Ethereum. Ciao Luca, cosa ne pensi di Nano? Potresti far vedere il grafico? Assolutamente sì. Di Nano purtroppo non se ne parla più, aveva avuto il suo periodo di gloria e ultimamente non se ne parla più tanto. Andiamo a vedere il settimanale. Allora, vai, dall'alto non ci siamo tanto, eh. Il settimanale non è tanto bello, a dirla tutta, perché come potete vedere abbiamo un resistenzone a 1200, qua, tac. E ci stiamo muovendo sotto, quindi finché non rompiamo questa zona, per me è no, anzi bisognerebbe anche andare a prendere la liquidità sopra i 1700, fino ad allora siamo in questo gigantesco bottom senza particolare slancio, quindi non ti dico la verità, non mi attira nemmeno un po', ecco. Allora. Ciao Luca, finalmente riesco a seguirti live. Passando alla domanda, ho degli AVE fermi nel portafoglio e non so bene cosa potrei farci. Pensavo di metterli in stake sulla loro piattaforma o buttarli nel mondo CeFi. Cosa ne pensi? Allora, sai che non so quanto rendono, a dir la verità, né sulla CeFi né sulla loro piattaforma. Fammi dare una controllatina volante. AVE, allora, vediamo un po' quanto rende. Ecco, mi farà sicuramente connettere. Allora. Stake. Vediamo se me lo fa fare. 6,71%. 6,71%. Dunque, e poi ci hai i costi di transazione, considera, quindi non so quanto può convenire. Non lo so, sai. Sulla CeFi andiamo a vedere Celsius, quanto te lo fa rendere invece. Però la CeFi, i puristi diranno no, non si fa così. Vediamo Earn. Andiamo a vedere AVE quanto rende sulla CeFi, che ci sono anche meno fee, quindi sai, c'è anche quel discorso lì. Allora sì, le facce belle sorridenti, ma io voglio vedere quanto rende. 7,45%, però in CEL. Altrimenti 5,92. Dipende, guarda, ti direi, se hai un capitale esorbitante e te ne freghi delle fee di Ethereum, buttati su AVE, così supporti anche il network. Altrimenti, se devi risparmiare qualcosina sulle fee, forse conviene CeFi. Bene, poi ultime domande, poi andiamo a vedere i grafici. Vediamo. Buonasera, prima diretta, benvenuto anche a te. Allora, ti seguo da qualche mese su YouTube, grazie per la tua passione e condivisione, ma grazie a te per le belle parole. Domanda: staking Ethereum 2.0 su Binance, cosa consigli di fare con i BETH? Tenerli fermi? Ma è un peccato, perché i BETH di fatto si possono mettere a rendita su LiquidSwap, per esempio. Poi su, fammi pensare, cosa c'era? Su Pancake c'era il pool EtherBETH. Poi su Autofarm, non lo so se c'era, fammi rivedere, se c'era anche BETH o se c'è solo Ethereum, fammi controllare. No, infatti, beh, c'è anche qui EtherBETH su Autofarm al 16,1%, che si appoggia appunto a PancakeSwap. Oppure abbiamo visto poco fa che sul LiquidSwap c'è quel, cos'era, un 15% circa, o forse anche di più,
No, 12,7, 19-20%, quindi dai, io quasi quasi lo appoggerei lì, perché nel frattempo ti rende qualcosina, ecco. Dunque, poi, allora, torniamo di qua. Che bello scherzetto che mi hai fatto, sono proprio un pesciolone. Dai, dovreste conoscermi, come fate a pensare che io vendo i miei Ethereum per Cardano? Dopo tutte le volte che faccio la scena, Cardano. Allora, Luca, conviene comprare un Ledger se le cripto le ho in earning? Guarda, io credo che un Ledger averlo non guasti mai, se comunque si ha un capitale che insomma non è da niente, un capitale che inizia a diventare magari qualche migliaio di euro, uno lo vuole conservare al sicuro, per tenerlo una volta che tu lo prelevi comunque, perché lo preleverai, presumo, no? Prima o poi dagli exchange, dalle CeFi, dagli Earn, quindi un bel hardware wallet di appoggio secondo me male non fa, personale opinione come sempre. Allora, dove siamo finiti? Potresti fare un'analisi Bitcoin completa di tutte le logiche di cui parli nei tuoi video. Bollinger, medie mobili e chi più ne ha più ne metta, giusto per imparare in maniera applicata la teoria. È che in realtà sai cosa c'è? Che sono tutte cose da usare magari in contesti diversi. Ad esempio, sulle analisi che facciamo di solito, non mi sognerei mai di usare le bande di Bollinger perché servono magari per un'operatività più ad alta frequenza, di diverso tipo. Le medie mobili io le tengo sempre, ma anche lì non è che ci faccia grande uso. Cioè, io nei video che ho fatto in passato sull'analisi tecnica, ho fatto un mini corso, chiamiamolo così, sull'analisi tecnica, dove spiegavo i vari indicatori, che adesso tra l'altro riorganizzerò per bene sul sito una volta che lo ristrutturerò. Lì vi spiego uno a uno ovviamente questi indicatori e il loro scopo, però poi capite che ognuna ha la sua applicazione, cioè usarli tutti insieme potrebbe essere perdere un po' di senso. Quindi io quando vi faccio le analisi le faccio usando la particolare price action. Allora, dunque, nella scorsa live a due teste, non ti chiedo come stai perché hai una faccia super bullish e l'ho già capito, sì, soprattutto una testa super bullish con questi capelli. Nella scorsa live a due teste avete parlato di 3Commas, ci sarà in futuro tra i tuoi video un approfondimento su come funzionano i bot? Avevo visto il tuo video in cui spiegavi una strategia, ma magari un tutorial su come funzionano sarebbe cosa grata. Guarda, io anche sotto vostro suggerimento volevo parlare un po' di 3Commas e un po' di Mudrex, che sono i due principali che mi sembra di aver capito che anche voi usate, e quindi ti dico sì, perché voglio continuare anche il tema trading algoritmico, solo che è un tema che richiede particolare impegno, perché sai, per confezionare un video su quel tema lì ci vogliono anche settimane di lavoro, perché non mi piace poi parlarne in maniera superficiale. Ecco, se voglio fare un video sull'argomento voglio che sia fatto bene, che sia completo, e quindi di dargli tutto, cioè tutta la preparazione che merita. Allora amici, io adesso giro un attimo lo schermo e vado a vedere i grafici. Eccoci qua, allora, partendo da Bitcoin sul dollaro, che non ha fatto il suo all time high ancora, però c'è molto vicino, è molto molto intenzionato. Allora, facciamogli spazio, bello così. Bene, allora, Bitcoin eravamo rimasti, l'avevamo lasciato all'ultimo impulso bullish, vi ricordate, che aveva riportato il prezzo a conquistare tutte quelle ultime resistenze che aveva perso. Di fatto anche questo cluster è stato conquistato con tanto di break e doppio retest. Al momento ci stiamo gravitando sopra e c'è un po' di offerta che ci ostacola sul pool 59.000-60.000, l'ultimo pool famigerato, ok? Quindi questo pool adesso dovrà ha due possibili esiti. Lo buchiamo subito e questo mostrerebbe una domanda fuori dal comune, quindi un attacco diretto ai massimi locali, e mi aspetto a sto punto che sarà anche facile romperli. Altrimenti questo è un punto dove è possibile, quasi probabile mi viene da dire, un attimino di storno inteso non così ovviamente, ma storno inteso, magari andiamo a flettere un attimino e andiamo a cercare un low prima di ripartire. Non sarebbe così male, anzi, dal punto di vista di trovare un setup di trading sarebbe veramente un pacchettino completo, molto bello. In particolare avremmo la possibilità di entrare qua e qua,
sono i due livelli sui quali andrei a posizionare un long nel caso di ritracciamento. Per quale motivo? Beh, perché sono due supporti chiave, abbiamo il cluster di prezzo qua e abbiamo il vecchio low qua, e di fatto un ritracciamento fin qui con poi ripartenza andrebbe a configurare un test spalle rovesciato, una sorta di cosa del genere. Ecco, lo stop loss lo si mette sotto quest'ultima punta e vedete che abbiamo un entry medio che potrebbe essere qui, se siamo entrati in quei due punti. Abbiamo un rischio, una loss possibile che è questa, e un potenziale rendimento, capite bene, che è sicuramente asimmetrico in caso di nuovi massimi. Quindi questo è un trade assolutamente favorevole dal punto di vista rischio-rendimento. No, tu rimani verde. Altrimenti, che dire, se andiamo a rompere direttamente, caspita, io non lo so, diventa difficile poi entrare in un trade del genere, perché questa diventa comunque un'area di domanda. Noi potremmo andarla a recuperare in retest, magari considerando anche il vecchio massimo se lo rompiamo, però poi lì dipende da dove andiamo a chiudere, cioè se andiamo a chiudere da queste parti ovviamente noi andremo a cercare il retest più vicino al, cioè sopra quasi anche al massimo stesso, magari scenderemo di time frame, andremo sulle 4 ore, c'è da vedere, perché anticiparlo così, sapete che poi Bitcoin ci sovverte sempre i piani, quindi diventa veramente un testo croce pensarla in anticipo. Mentre se andiamo a flettere è molto più pianificabile, quindi a me le cose così piacciono un po' di più, ma quindi non succederà, potete starne tranquilli. Però 1 e 1, 2, ripeto, sono i livelli sui quali potremmo andare a posizionare un long in caso appunto di flessione. E basta, non c'è molto altro da dire, perché questa è l'ultima resistenza assieme ovviamente al top, al vecchio massimo storico, e il caso bearish a questo punto si è allontanato abbastanza, perché avendo fatto un equal high, questo era il requisito per andare a recuperare il caso bullish. Vi ricordate? Facciamo anche un passo indietro per ricordare quello che avevamo detto nei live precedenti. Quando eravamo qua avevamo detto, beh caspita, adesso purtroppo il caso bullish è ancora un po' lontano, perché di fatto il requisito minimo per tornare bullish era proprio fare un equal high. Se fossimo andati a fare un lower high invece, una cosa di questo tipo, capite bene che cambiava tutto il prospetto. Perché? Perché facevamo un lower high, poi dovevamo andare a cercare il low, e se fosse stato un higher low allora avremmo avuto una situazione triangolare che era ben diversa, ok? Perché vi sto dicendo questo anche se non è successo? Per fini di condivisione, di ricerca, insomma. È importante anche capire queste cose, perché poi ci si ripresenteranno anche in futuro, eh? Non pensate che le cose sono sempre nuove, sempre strane. Però siamo andati a fare l'equal high, scusate, e quindi abbiamo dato uno stampo bullish a questo costrutto. Adesso sì, dobbiamo comunque andare a cercare il low, però a meno che non facciamo un lower low, capite bene, o un equal low anche, che in tal caso andiamo in situazione di range, rimane lo stampo bullish proprio grazie all'equal high. Ed è questa la cosa sulla quale giocare, no? È un vantaggio sul quale si può costruire meglio una posizione. Ecco, quindi questo è quanto. Ve l'ho detto, il caso bearish sarebbe del lower low, che invaliderebbe un po' tutta la situazione. Se andassimo a fare un equal low invece rimarremmo in una fase di lateralità e quindi cambierebbe ancora lo scenario. Per ora è tutto su Bitcoin. Ethereum, vale la pena guardare Ethereum Bitcoin, perché Ethereum dollaro ha fatto l'all time high. Quindi Ethereum Bitcoin è qua, tac. Vi ricordate cosa avevamo visto le ultime volte? Questo bel segno di potenziale bottom. Lo sweep, guardate, ha fatto sweep numero 1, perché qui c'erano i vecchi low, tac. Questo l'ha sweepato e poi assorbito. Questo ha sweepato ancora e poi assorbito. Questo di fatto ha creato, vedete, ha confermato questo pool di domanda che già esisteva, ve lo ricordo, lo abbiamo qua da tempo in memoria questo pool, e averci pescato ancora liquidità prima di un assorbimento è una conferma molto forte. Poi in realtà da sola non voleva dire molto, perché era diventato un po' morente Ethereum ultimamente. Poi c'è stato questo follow up di domanda che al contrario ha espresso
espresso la volontà di ripartire. Io avevo la mia posizione long aperta qua, vi ricordate, con stop loss in caso di chiusura sotto questo pull. L'ho rischiato tantissimo lo stop loss, per fortuna non l'ho preso e l'ho tenuta aperta, quindi tengo questa posizione. Cioè, partendo invece da una posizione flat, se avessi una posizione non già aperta, cosa osserverei? Beh, al momento stiamo costruendo una potenziale W, come ho condiviso su Telegram poco fa. Vi consiglio di entrarci in Telegram, dove condivido tutte le analisi, tutte le news giorno dopo giorno, totalmente gratuito e insomma... Non è neanche troppo confuso, non posto troppa roba, cerco di rimanere nei limiti dell'umano. In ogni caso, tutto questo per dire che avevo condiviso l'analisi dove dicevo che abbiamo questo 0.035, che è la resistenza attuale. Se rotta, vedete, mi fa un bel costrutto di bottom, perché questo diventa un bottom a W inserito, incastonato in una situazione complessiva che è buona, perché abbiamo il primo low qua e abbiamo qua un higher low, e quindi se cominciamo a ripartire, insomma, andiamo a riprovare a grattare qualcosa verso i massimi, vediamo dove arriviamo, ma potrebbe essere un inizio di movimento per Ethereum. E basta, quindi questo è quanto. Poi vi volevo parlare, visto che l'avevamo iniziata un po' di tempo fa, di Flamingo FLM. Vi ricordate? Me l'avete fatta osservare voi, io me l'ero salvata, se vi ricordate, perché avevamo visto questa possibilità. Se cos'era, forse uno o due live fa, non mi ricordo, poco tempo fa comunque, me l'avete suggerito voi e vi ringrazio per questo, perché guardate, era un grafico interessante, dicevamo sì, arriva da un downtrend, quindi partiamo da questo presupposto, però stiamo parlando che da ottobre 2020, quindi quasi un anno, sta navigando in questo gigantesco possibile bottom e adesso, guardate, sembra proprio averlo rotto a rialzo. Vedete, qua c'è un bel pool di domanda adesso, direi, e sembra averlo rotto a rialzo e anche retestato, vedete, quindi si sta comportando molto molto bene. Niente, tutto qua, quindi è bullish al momento il grafico, perché ha fatto breakout, retest, follow up di domanda e adesso sembra appunto interessato a progredire. L'invalidazione dello scenario è il ritorno, io direi qua sotto i 1060. Vedete che qua c'è una sacchettina di liquidità giusto appena prima del breakout, quindi il tornare a gravitare qua secondo me invalida un po' l'intero movimento, l'intera rottura. Amici, con questo ho terminato. E parli piano, in genere guardo i tuoi video a 2x, sì, anche perché se no sono lunghi, così ve li guardate anche mentre fate altro, eccetera. Però parlo piano per essere anche più comprensibile, no? Cioè tendo a non affrettare troppo, che è già un argomento un po' complesso, se poi in più mi metto a parlare in fretta diventa veramente il peggio del peggio. Allora, amici, io davvero con questo vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito anche oggi. Noi ci vediamo, non lo so se lunedì, perché ve l'ho detto, essendo il lunedì di Pasquetta, vediamo, io vi aggiornerò su Telegram comunque, però tendenzialmente consideriamolo come un giorno festivo, tra virgolette, quindi lo so che le cripto non vanno mai in vacanza, però magari non posterò su Telegram, non sarò molto sul pezzo, vediamo. In ogni caso, da martedì in poi si torna assolutamente a regime, magari facciamo il live martedì per recuperarlo, vediamo, insomma ci pensiamo, in qualche modo ci si organizza, io sono un improvvisatore nato. Nel frattempo io vi auguro una buona Pasqua, davvero, spero che la passiate serenamente, che vi divertirete, che penserete anche poco alle cripto, perché ogni tanto ci sta anche pensare ad altro, farsi una bella mangiata, una bella bevuta e via. Le cripto poi rimangono lì dove sono, non ci scappano. E anche noi ci rivedremo esattamente dopo le festività, per quanto, insomma, festività un po' strane, un po' barricati. Io qua sono in zona rossa, quindi non posso fare granché, però cerchiamo comunque di godercele il più possibile. Vi auguro una buona serata, una buona Pasqua e a presto!